Benvenuto, bentornato. Io sono Alessandro Camagni e stai ascoltando le Tecno Riflessioni, il podcast dove ti parlo di tecnologia. Come lo faccio con mamma e papà. Se è il tuo primo ascolto, non dimenticarti di attivare le notifiche sulla piattaforma che usi per ascoltarmi. È un piccolo aiuto gratuito che può fare la differenza nella crescita di questo progetto. L'arrivo in Europa di Threads ha riacceso i fari sul Fediverso. Ma di cosa si tratta? Il Fediverso è un insieme di server che in questo mondo si chiamano istanze, che comunicano tra di loro. Immagina ad esempio un Facebook suddiviso in tanti altri più piccoli Facebook, che possono comunicare tra di loro in quella che viene chiamata federazione. E da qui appunto il nome di Fediverso. Threads è il nuovo social network lanciato da Instagram. E senza girarci troppo attorno, è già il più diretto rivale di Twitter, o X, che dir si voglia. Se non lo sai, Twitter è un social di microblogging, un posto dove puoi pubblicare status brevi e che viene molto utilizzato da politici, giornalisti e attivisti. L'anno scorso Twitter è stato acquistato da Elon Musk e in pochi mesi è riuscito a scontentare praticamente tutti, utenti, azionisti e di conseguenza anche gli inserzionisti. Le stime parlano di una perdita di valore del 75%. Oggi vale un terzo rispetto al 2022. Un tracollo impressionante. Le ragioni sono molteplici. Se vorrai, ne possiamo parlare in una puntata dedicata. Per ora ci basta sapere che Twitter è diventato un covo di estremisti, complottisti e diffusori di false notizie, le cosiddette fake news. Il tutto condito da bot e da profili falsi. La famosa spunta blu non identifica più un profilo verificato, ma semplicemente un utente pagante. E, a proposito, ora non si chiama nemmeno più Twitter, ma X, come ti dicevo prima. Un tentativo di Musk di portare a termine un suo vecchio progetto del 1999, quello da cui partì tutta la sua avventura. Threads funziona praticamente come Twitter, con l'aggiunta di poter postare delle clip audio di circa 30 secondi. Il più delle volte queste clip vengono anche trascritte fedelmente. Ma la vera potenza di Threads è già la base di utenti che ha. Per usarlo devi avere un profilo Instagram e quindi potenzialmente ogni utente Instagram è un utente Threads. E questo dettaglio è importantissimo. Chiunque può sbarcare su Threads con la certezza di ritrovare subito gran parte dei propri contatti. In pratica è lo scoglio iniziale di ogni nuovo social network è stato scavalcato in un lampo. Tutti si iscrivono perché sanno già di trovarci tutti, senza quella paura di percepire una piazza piena di sconosciuti, come purtroppo può accadere altrove. Ma dov'è questo altrove? Per altrove intendo il Fediverso. Il nome più popolare e che ha raccolto più utenze in fuga da Twitter è sicuramente Mastodon. L'interfaccia grafica essenziale e il funzionamento molto simile lo hanno reso una sua valida alternativa. Ma Mastodon non è un server. Mastodon è un software, cioè un programma, ed è basato sul protocollo ActivityPub, che consente la condivisione e quindi la federazione di tutte le istanze. Questo comporta che il mio account sul server Mastodon.1 sia seguibile, condivisibile e commentabile, anche dall'utente di un'altra istanza. Ma non solo, questo protocollo permette ad esempio la comunicazione di PixelFed con Mastodon. PixelFed è un clone di Instagram, se vogliamo inquadrarlo, ma è decentralizzato e federato. Stessa cosa vale per blog, aggregatori di notizie, piattaforme di podcasting e condivisioni video simili a YouTube o Spotify. Addirittura esiste Castopod, una piattaforma per ospitare podcast direttamente collegata al Fediverso. E non ti nascondo due cose. Sto provando Castopod in privato e sto pensando di traslocare questo podcast proprio su Castopod. A dirla tutta, sto provando diverse istanze del Fediverso. È un concetto che mi affascina e mi incuriosisce. Ti lascio su tecnoriflessioni.com qualche link per curiosare nelle istanze. Detto così può sembrare complicato, ma in realtà è un concetto a cui sei sicuramente già abituato. Pensa alle email. Dal tuo account puoi spedire a utenti Gmail, libero.it e via dicendo. I nomi utenti nel Fediverso infatti assomigliano alle email anche nel formato. Chiocciola, nome utente, chiocciola, indirizzo dell'istanza. Nel mio caso, chiocciola Alecama, chiocciola mastodon.1. Oppure chiocciola Alecama, chiocciola miskey.social. Sì, ne ho due.
come ho detto poco fa, sto ancora cercando l'istanza che mi piace di più. Questa rete decentralizzata è gestita il più delle volte da volontari o piccole associazioni che dettano le regole e gli argomenti trattati nella propria istanza. Questo significa che puoi iscriverti a un'istanza che parla principalmente di videogiochi, ma potrai comunque vedere e partecipare alle discussioni su altre istanze. E se non ti trovi più bene dove stai, puoi scaricare tutti i tuoi dati e trasferirli altrove, senza perdere follower e senza dover ricercare tutti gli account che stavi seguendo. Mettici anche che non esistono un Elon Musk o uno Zuckerberg di turno che possano fare il bello e il cattivo tempo su tutto il fediverso. Un amministratore potrà dettare le regole della propria istanza, che verrà isolata dal resto della comunità se lui o i suoi utenti oltrepasseranno certi limiti etici e morali. Ogni utente è poi libero di silenziare, cioè di non vedere, i post di determinati utenti, ma addirittura può filtrare un'intera istanza con tutti i suoi partecipanti. E la stessa cosa può essere fatta da un'istanza verso un'altra. Capisci quanto sia importante questo sistema federato? L'esempio più pratico è proprio X, o Twitter, se come me ancora non ti sei abituato al nuovo nome. Elon Musk ha cambiato le regole della sua piattaforma, e questa cosa non è piaciuta agli utenti e nemmeno agli inserzionisti. Molti utenti si sono spostati su Mastodon, ma hanno perso i collegamenti con le persone che seguivano. Se questo fosse successo su un'istanza Mastodon, non ci sarebbero stati problemi. Sarebbe bastato scaricare i propri dati e cambiare istanza, mantenendo tutti i propri contatti. Un altro motivo per cui apprezzare il Fediverso è la tutela dei dati personali. Normalmente le istanze non fanno alcuna profilazione dell'utente per scopi commerciali. E come ti dicevo prima, le istanze sono gestite solitamente da associazioni di volontari che mantengono attivi i servizi attraverso delle donazioni o pagando di tasca propria. E ti sembrerò ripetitivo, ma se l'istanza dove sei di casa inizierà a profilarti, non dovrai fare altro che scaricare i tuoi dati e cambiare istanza. Semplice, facile e trasparente. Ma proprio per questi motivi di privacy e profilazione, alcuni amministratori di istanze sono riluttanti all'ingresso di Threads nel Fediverso. Threads è di Meta, e Meta vive di profilazione. I permessi richiesti dall'app poi parlano chiaro. Tutto ciò che può leggere per profilarti viene letto. E per i puristi questo è inaccettabile. Un altro motivo è la quantità di utenza portata da Threads. Potenzialmente tutta l'utenza Instagram può essere su Threads. Basta infatti un account Instagram per registrarsi, come ti ho già detto all'inizio di questa puntata. E questo è un grosso problema. Ogni post sul Fediverso viene copiato su tutte le istanze, impegnando quindi risorse. E per Meta questo non è un problema, ma per la piccola associazione questo si traduce in costi probabilmente insostenibili nel medio e lungo termine. Ma non è tutto. C'è la paura che Meta possa abbracciare e applicare la strategia delle tre, che tradotta è abbraccia, estendi, estingui. In pratica, abbraccia uno standard, mettici mano per renderlo incompatibile, per far sì che le piattaforme originali muoiano, eliminando di fatto la concorrenza, strategia già usata in passato da Microsoft e Google, tanto per citarne un paio. Per ora, sono comunque una minoranza le istanze che hanno deciso di bloccare preventivamente Threads. E c'è da dire che al momento Threads non è nemmeno collegato totalmente al Fediverso. Sono tutte lecite preoccupazioni e solo col tempo vedremo se diventeranno realtà, soprattutto le più drastiche. A me il Fediverso sta piacendo molto. A livello tecnico sta mettendo le basi per il futuro dei servizi su internet, ma allo stesso tempo profuma di quella vecchia internet libera, sana e incontaminata di circa 20 anni fa. La decentralizzazione dei servizi più utilizzati è una ripresa della libertà di internet e soprattutto dei propri dati. Dati che, come ti ho già detto in altri episodi, barattiamo ogni giorno solo per comodità. Bene, spero di essere riuscito a spiegarti un po' meglio il concetto di Fediverso e come sempre ti lascio i link e le fonti su tecnoriflessioni.com.